Sapete, la giornata delle malattie rare, queste sono delle patologie che per definizione includono delle malattie che hanno una prevalenza estremamente bassa e che spesso sono prive di valide terapie farmacologiche che ne possono contrastare la comparsa o la progressione. Ma negli ultimi anni abbiamo assistito ad un crescente trend di interesse per queste patologie, soprattutto grazie a una straordinaria evoluzione delle tecniche diagnostiche in genetica, che sono divenute anche di più facile utilizzo da parte della popolazione, dei colleghi, e anche all'introduzione di alcune terapie innovative, come quelle enzimatiche sostitutive in alcune malattie, disturbi del metabolismo, per lo più geneticamente determinati. Tutto ciò ha, diciamo così, concesso una maggiore e una migliore sopravvivenza alle persone affette da queste malattie rare e che ha reso quindi anche più importante una gestione multidimensionale, multidisciplinare, per questi pazienti affetti da queste particolari malattie. In quest'ottica la Sinfer ha intrapreso una collaborazione con la Società Italiana di Riabilitazione Neurologica, la SIRN, l'AIM, l'Associazione Italiana di Miologia, e l'AIPO, l'Associazione Italiana dei Pneumologi Ospedalieri, per quanto riguarda la formulazione di un protocollo di gestionale, soprattutto riabilitativo, del paziente affetto da malattia di Pompe. Questa è una malattia rara di accumulo lisosomiale geneticamente determinata che nella sua forma dell'adulto, la cosiddetta late onset, può concedere al paziente che ne è affetto ed è in terapia enzimatica sostitutiva una buona capacità funzionale, una buona sopravvivenza. Pertanto è necessario per questi pazienti una gestione riabilitativa basata essenzialmente su esercizio terapeutico per le funzioni neuromotorie, ma anche per l'aspetto della capacità respiratoria. Il progetto, prevede alcune fasi, la prima di valutazione, di stilare un protocollo valutativo preciso attraverso l'esame di una revisione accurata della letteratura, degli studi pubblicati, che devo dire sono abbastanza diversificati, pertanto quindi occorre fare una accurata revisione della letteratura. In questa prima fase stiamo procedendo come gruppo interdisciplinare proprio all'elaborazione di questa review, che porterà poi alla formulazione di un protocollo valutativo e quindi di un progetto riabilitativo concreto da applicare alle varie situazioni patologiche, alle varie condizioni dei nostri pazienti con questa malattia. Nella terza fase prevediamo anche di fare uno studio prospettico clinico che preveda appunto l'applicazione del nostro protocollo riabilitativo e vederne i risultati in questa particolare popolazione. Io credo che questo esperimento sia molto importante, non solo in sé per i pazienti affetti da malattia di Pompe, late onset, ma soprattutto perché rappresenta un esempio di percorso virtuoso di natura multidisciplinare e interdisciplinare da attuare in molte patologie, in particolare in quelle geneticamente determinate, soprattutto in campo di malattie neuromuscolari. E quindi reputiamo che questa esperienza poi possa essere replicata in altri campi della patologia umana, in modo da rappresentare veramente un miglioramento del management di pazienti che oggi, grazie alle terapie farmacologiche, possono aspirare a una condizione di vita, eccellente.